Oh Luisè, smettila, che stamattina ne è serata. E senza che fa tanto la spaccona, finisce male, non finisce male. Noi non siamo gente di strada che gli piace di far caciara. Perciò tu, zitta zitta, te pigli le tue carabattole e te ne vai, sa? A me piglio le mie carabattole e me ne vado? Sì. Me sa che tu con certe si ammattita. Ve ne andate voi, non noi. Ve ne andate voi, perché il babbo contrattò l'affitto e firmò lui. Sì, ma si misero insieme solo perché so parenti. Sì, parenti. Alla lontana, lontana. Alla lontana. Ma sei felice il figlio di un fratello, della nonna, del padre, del tuo babbo? Sì, del fratello, del cognato, della porra biscottara dall'Erona. Non ci credo, ma manco. No, si misero insieme perché Felice fece il garante, quel pezzo di stupido. Mo' intanto il padrone avanza 5 mesate. Io voglio vedere chi le caccia a ste sorde. Prima mi ha dannato a disimpegnare tutta la roba mia, e specialmente l'anello con le turchine, che mi impegnai per farvi mangiare. Il signor Gioacchino, è il padrone di casa. Oh, è arrivato un tempo in tempo. Buongiorno. Buongiorno, Come stiamo? Stiamo bene? C'è male, grazie. Certo, vi davo sempre in sette, ma star bigocca. Ma Pasquale non c'è? No, si deve ancora ritirare. Ma come? Ma sono le 5 e ancora sa da ritirare. Evidentemente ancora sa da ritirare. Ma Felice, certo, manco c'è. Che bellezza mia. Lui! Che vergogna, se mi vede il ventaglio. Scusate, ma perché siete venuto così tutti insieme, No, se no vi anche un po' alla volta, vi preoccupate. Vedi, dico, qua stiamo aspettando te, E mangiate, io mangio dopo. Vedi, qui stiamo aspettando te per comprare qualcosa, perché io oggi non guadagniamo niente. E aspettate a me, dalle 8 fino a non fosse venuto uno a scrivere una lettera, mi sono congelato su quel banchetto, e poi quell'assassino del mio figlio che mi ha fatto. Che ti ha fatto? C'è un signore tanto buono, no? E quando c'ho bisogno mi danno 2 lire, poi 4 lire, 5 lire, a Pasqua, a Natale siamo arrivati fino a 10 lire. Come 10 lire? E quello non gli porta la lettera tutta onta. Basta, è là due! Ma adesso si lo chiamo! Lascialo, vieni qua! Non ci da più! Sono stato io! Pasquale, ci mi va che sennò perdo rispetto! Pasquale, ci mi va che sennò perdo rispetto! Pasquale, ci mi va che perdo rispetto! Pasquale, ci mi va! L'ho lasciato la mezz'ora! Dove dite, Marchesino, dite! Dite, dovete sapere che io amo pazzamente la figlia di un certo Gaetano Semolone, detto Fritto Miso. Perché fu cuoco fino a 3 anni fa. Che bella parola, cuoco. Poi ereditò tutti i beni del suo padrone, e ora si fa chiamare Eccellenza. Vuol fare il nobile, mentre non sa né leggere e né scrivere. Ma c'ha un angelo di figlio che fin da piccola ha studiato ballo. E ora è la prima ballerina a Roma, Mi ama veramente, vorrebbe essere mia. Vedi, io ho avuto una visione, vedi. Anch'io. Ho visto il babbo della regata, delle ragazze del ballerino. Anch'io ho visto il babbo. Thank you.
al padrone. Permettete, signor? Vedete, questo è il mio figlio. E se il cavaliere, vostra eccellenza, consente, gli fa da serve. Gli dà qualcosetta, da magnare, ecco. Ah, è bravo. E tu così sei figlio di Vincenzo? Sì, signore. Vincenzo, ma babbo, una per me. E allora sposatemi, no? Ma questa parola che vi avrò ripetuto più di 100 volte e voi non parlate più e vi raffreddate. Perché? Perché? Io appartengo ad una nobile famiglia e i parenti, capite? Certo, la vostra nobile famiglia. I vostri parenti non vogliono perché io sono una ballerina. Ma siccome questa ballerina amerà solamente quello che le parlerà di matrimonio... Mi dispiace, signor Bebè, ma dovete battere la ritirata. Favorite. Eccomi qua, Gemma mia. Oddio, è un genio! Da dove sei entrato? Il babbo aveva dato ordine di non far entrare né me né lui. Ma essendosi dimenticato del cancello aperto, ci siamo giufolati e siamo entrati. Basta! Eugenio, che è sto biglietto? Che vuol dire sta missione? Ho fatto tutto! Di sotto c'è la mia famiglia in una carrozza e aspetta me per salire! Ecco qui il cavaliere! Oh, rispettabilissimo signor Marchese! L'onore che lei mi accorda mi fa diventare, è dire, è quasi scemo. E io mi accorgo di essere proprio impotente. Cioè, vale a dire che non mi trovo alla portata di poter degnamente contraccambiare. Certo, la mia famiglia non è altolocata, ma nemmeno passolocata. Basta, basta, sono qui, sono qui. E chi sta a parlare più? Basta, sono qui. Ma io lo sto prendendo bocca. Sono qui, basta. Sono... Ah, potrei avere l'onore di farvi franzare con noi. Oh! Oh! Che cosa è uscito da quella bocca? Oh! Noi non siamo abituati a mangiare. Ma che ritiro, quel che detto è detto, quel che detto è detto. Conatessa, voi cosa ne dite? Fate come volete, Marchese. E voi, fratello? Ma per me accetterei. Sì, eh? Sicuramente. Va bene, allora va bene, ma giusto un antipastino per ammazzare lo stomaco, ecco. 6-7 billi, così. Sì, una cosa leggera. Benissimo, e io vi ringrazio fino alla morte. Speravo fino alla tua. Ma dico... Ma lei è proprio tanto contento che noi ci fermiamo a pranzo qui? Contentissimo. E allora per farvi contento rimaniamo anche domani. Domani, dopodomani, quanto volete voi? Pure una settimana? Ma pure un mese. Pure 2 mesi? Ma anche 6 mesi. Un anno? 2 anni. Due anni, va bene. E Peppino è il nostro figlio. Peppino, figlio. Quanto ti sei fatto bello da me un bacio! Voi chi siete? Ma sei la tua mamma, la tua vera mamma! La mia cara, coniata! Che ti sei ammattito? Lui si è mannaggia! E cugina, cara cugina! Cugina! Fatte esplode come una mina, ma dove? Non fate scoccanare! Zia mia! Ma perché avete fatto tutto questo? Ci è sembrato proprio strana, cara cognata, questa vostra visita. Con la malattia che ci avete, uscire di casa significa proprio abbreviarsi la vita, possa morire. E me l'ha detto anch'io la venerata madre, t'assicura, mi ha detto, madre, siete troppo malata. Con quale coraggio vi presentate in quella casa? Dove andrete a mettere la faccia? In quale parte del mondo potrete vivere d'ora in poi? Io tremo per voi. Il signor Bebè. Lei dunque viene spesso in questa casa? Io sono vostro padre, sono un uomo e non debbo rendere conto a voi delle mie azioni. È giusto. E infatti credo che la cosa migliore da fare sia che io me ne vada. Permettete però che prima vada a raccontare tutto a mia zia, la principessa. Ah sì, questo lo farò. Le racconterò la storia con altri nomi. E poi alla fine le dirò: chi pensate che sia più onesto dei due? Il padre o il figlio? Fermatevi, Eugenio, voi non farete ciò. Volete sposare Gemma? Ebbene, sposatela. Ma col vostro consenso? Col mio consenso, ma... Ah, e allora le dirò tutto. E le dirò che quel padre si chiama Ottavio, soprannominato il signor Bebè.
e che quel figlio si chiama Eugenio. Va bene, figlio degenere, vedremo di aggiustare la cosa. E allora sposate e il cielo vi benedica. Bravissimo. Babbo, benedite anche me la contessina. La contessina mi ama, io la amo e ci vogliamo sposare. Ma quale contessina? Ma questa chi è? Ma è la mia figlia, è la mia figlia. E io sono la mamma. Bravo. E tu come ti sei innamorato così tutti insieme? Vabbè, con quei furbi. Tutti insieme? Noi famo l'amore da un mese e mezzo, sai? Da un mese e mezzo? No, scusa, adesso. Sì, babbo, da tanto tempo. Sì, E meno male, e per piacere che ciò di marito alla mia figlia, ve sposerete pure voi. Oh, che bello! Bellezza mia! Bravo, signor Gaetano, bravo! Bravo, bravo signor Gaetano, bravo! Bravo, signor Gaetano! Ma già che vi trovate benedicendo, e invece io, a proposito, voi perché stavate in camera di Bettina e dicevate a Peppino, figlio mio, figlio mio? Perché io sono il marito di Bettina e il babbo di Peppino. Certo, eccellenza. Siamo stati divisi in 6 anni. Temo per combinazione se siamo ritrovati. Certo, eccellenza. Io ho presentato quel figlio come fosse figlio mio. Ma tu guarda l'imbrogli. E quel bandasso come ha fatto la parte naturale? In senso, ma è babba a me. E quanto sta? Sta in quella stanza, sta a mettere la camicia. Aspettate, aspettate. Voglio vedere se si ricorda, Bravo, bravo. Senti pure una cosa, dimmi una cosa, ma tu, disse figlio? Vincenzo, ma babba a me. Questa è la mosca che ha fatto per abboccare il vaso, eh? Non è vero, questo te l'hanno insegnato, il tuo babbo. Eccolo qua. Babbo! Sì, il babbo, che ha passato tante guaglie tra la vera miseria e la falsa nobiltà. Torno nella miseria. Però non mi lamento. Ci basta di sapere che il pubblico è contento. Thank you.